Anche se bisogna dire che di fan di Naruto ce ne sono un casino. Inizia. Comunque anche ieri giocavo sulla Play 4 ed è scandaloso che ci sia già qualcuno o più di qualcuno, perché ne ho incontrati molti già a livello 70. È una cosa allucinante, ma che cavolo. Ho capito che puoi tenerti i dati della demo, però porca miseria, almeno togli un po' di livelli, sennò qua... We have the VR Ninjutsu Arena. If you want to participate in the tournament, you'll probably come here a lot. Go ahead and visit the VR Ninjutsu Arena. I'll explain everything once we get there. Ok. L'esplorazione del villaggio. Sì, adesso ti mostrano il villaggio praticamente. Qui c'è la ricompensa esperienza potenziata che dura dal 29/8/2018 al 6/9/2018. Praticamente vi daranno più punti esperienza. Allora, andiamo subito da Kakashi all'arena delle arti ninja war, che cavolo so. Oh, here you are. This is Lord Kakashi Hatake, the 6th Hokage and the teacher of our current Hokage. He'll be the one in charge of the VR Ninjutsu Arena during the tournament period. I'm just helping out a bit, really. Ok, l'arena delle arti ninja VR è una struttura scientificamente avanzata realizzata nel villaggio della Foglia. Possono accedervi tutti i partecipanti del campionato mondiale dei ninja intenzionati ad allenarsi. So, is this the new tournament participant that I read about in the report? Yep, sure is. I've been put in charge of the guide duties. I see. Well, let me quickly explain how the arena works then. It's pretty simple, really. You see, our village has developed a VR device. It lets you train anywhere that you want. It's simple, right? Ok. Gli spazi virtuali creati dai dispositivi VR ti consentono di affrontare battaglie virtuali nelle missioni VR. Affronta tutte le missioni VR per salire il tuo rango ninja. Per far salire il tuo rango. Sì, ma ci vuole una vita, ve lo assicuro, eh. One of the coolest things about this device is that it also lets you fight with ninja from the past. Not the real people, of course. They're just data. But it's still real enough to let you experience how strong they truly were. Oh, by the way, the Ninja World League Arena is based on some stages from the past. They're from the times where the 6th and 7th were still active in the field and were built to meet the requests of ninja who are serious about competing. Here, young ninja can fight serious one-on-one battles on stages based on famous history. Doesn't that just get your blood pumping? Well, whether it's pumping or not, you should just give it a try. Ok, alcune missioni war si possono affrontare da soli, altre sono in modalità co-op e richiedono la presenza di altri giocatori, mentre altre ancora sono riservate alla squadra nella loro interezza. Inizia una missione in solitaria denominata allenamento di base in modo da apprendere le basi del combattimento di nuovo per la quinta volta. Va bene. Allora, allenamento di base, ok. Questa missione di allenamento di spiegare i movimenti di base, come l'arrampicata sulle pareti e il salto chakra. Per passare poi agli attacchi, agli attrezzi e alle tecniche ninja. Ok, va bene, di nuovo. Sì, perché io ho giocato alla Closed, alle due Open, alla Demo. E ogni volta ti fanno rifare la stessa cosa. Comunque. Per fortuna questa sarà l'ultima. Allora, io dovrei essere stile attacco adesso, mi pare. Ok, let's start with the basics. First comes movement. Try moving over towards me.
Boh, per spostarvi, ragazzi, ci vuole solo la levetta analogica, non è che... If you run straight toward it, you'll be able to run up the side of it. Acceleriamo. Good. Looks like you know how to control your chakra properly. Now I'll tell you about chakra. Ho un po' di esperienza, dai. Those to jump even farther distances. Allora, ok, per saltare col salto chakra tieni premuto R2 o comunque RT per quanto riguarda l'Xbox One e via. When you want to cross a wide valley, just use a wire kunai. Ok. Sì, boh, mentre salti lancia con RT il kunai o con R2, ragazzi. Seems like you're gonna fall off the cliff, so don't forget. Ok. Già pensavo di cadere di sotto. All right. Next, I'm going to teach you how to attack. All right. Try attacking your opponent now. Quadrato era combo base, triangolo è l'attacco potente, oppure X e Y. The key to attacking is to always keep an eye on your opponent. Qui ti insegna come agganciare il bersaglio. Losing sight of your opponent is akin to suicide. Always keep this in mind. Throwing kunai is a good way to hit far away enemies. Col cerchio ci sono il lancio degli attrezzi ninja. Now, you'll need to protect your body when your enemy attacks. Do this by guarding. Ora ti segna la parata. La guardia si fa con L2 o LT, mentre per deviare si fa con RT mentre sei con... praticamente premendo L2 LT premi la guardia e quando il nemico ti attacca premi R2 o RT per mandarlo a quel paese, insomma. Guard in order to withstand your opponent's attacks. Ecco così, ragazzi. And create openings. Now, you should know that you also have the ability to deflect enemy attacks while guarding. Don't forget to predict your opponent's moves and dodge when you can. So, ciappa. Per la sostituzione invece quando ti colpisce premi... aspetta un attimo. No, cos'è sta roba? Ah, ok, dovevo solo sconfiggere, va bene. Sì, mi pareva strano che avessero aggiunto qualcosa. Quando ti colpisce, sì, va bene, premi R2 o RT e fai la tecnica della sostituzione. Ricordatevi, ragazzi, però, che potete farla solo una volta. Non per duello, si deve ricaricare, ovviamente, l'abilità. Ma... allora, arte ninja, L1, R1. Allora, qui abbiamo... allora... l'hai finita? Questo? E poi abbiamo, se non sbaglio, è il teletrasporto, sempre se lo fa, ok? Finding the ninjutsu that fits your own fighting style is the key to attaining victory. Aside from basic ninjutsu, we also have secret techniques. Ok, ora vi insegna l'arte ninja tecnica suprema. Praticamente ogni volta che subite degli attacchi o li fate, la barra sotto si potenzia, si riempie sempre di più e quando sarà pieno potrete fare l'attacco supremo.
Come in questo caso, che è praticamente lo sblocco delle 8 porte o delle 6 porte, una roba del genere. Che questa per esempio vi potenzia l'attacco, però c'è anche quella che tipo il Rasengan titanico, una roba del genere. Oppure il Kirin di Sasuke. Cioè c'è una grande... ci sono abbastanza tecniche, dai, per essere il primo capitolo della serie. E non siamo neanche saliti di livello. E siamo a livello 1. Mamma mia, che schifo. Oh, ho ottenuto una ricompensa, Pulcino. All right. So, that's the basic flow for the VR Ninjutsu Arena. New missions will be added based on your strength. If you want to get stronger, you'll need to come here regularly. Sometimes, certain people are able to unlock new missions for you. As an example, here. Let me give this one to you. Okay, I just added a mission to the arena for you. How about this? Why don't you take on Kakashi's mission in order to Sì, perché no, tanto non ho di meglio da fare. Good idea. This way you'll be able to review. Anche perché vedrete l'entità della missione. Down to clearing one. You can start the mission whenever you want. Once you're ready, speak to the sixth.